Per me la terra è culture diverse. È una giungla. È natura. È l'umanità. È l'universo. Paesi e continenti. Per me la terra è vita. La terra è tutto questo, ma è anche energia, energia geotermica. L'energia geotermica proviene dal calore contenuto all'interno della terra. Possiamo infatti immaginarci la terra come un uovo. Il tuorlo rappresenta il nucleo, l'albume il mantello e il guscio la crosta terrestre. Lo strato superiore del mantello, su cui poggia la crosta, è costituito da un fluido caldo chiamato magma. L'uomo ottiene energia dal pianeta sfruttando i flussi caldi di acqua e di vapore che salgono dal sottosuolo, come ad esempio la lava che esce dai vulcani o l'acqua e il vapore che escono dai geyser. L'uomo usa il calore della terra da migliaia di anni, ma è solo nel XX secolo che ha iniziato a usarlo per produrre energia. Il primo impianto per la produzione di energia dai fluidi geotermici fu costruito in Toscana nel 1827. A partire dagli anni 20, l'attività geotermica si diffuse anche in Giappone, Islanda, Ungheria e poi dagli anni 50 nel resto del mondo. E oggi come usiamo l'energia geotermica? La trasformiamo in elettricità nei moderni impianti geotermoelettrici, dove il vapore proveniente dal sottosuolo mette in rotazione le turbine che producono energia. L'energia geotermica è anche impiegata per riscaldare serre e allevamenti di animali. L'energia geotermica è una fonte rinnovabile.